Io chiamerei la solita busta o no? Andiamo senza busta. Io l'avrei chiamata già 10 minuti fa. La busta! Grazie. Vai! Ecco Silvia, Silvia, ringraziamo anche Silvia. Ecco, io ringrazio Silvia. Silvia, ti ringrazia lui. Io ti ringrazio, vieni qua. Vai. Silvia, stai attento. Allora, facciamo nel solito sistema. Chiedo a Duccio Forzano, il nostro regista, di mandarci l'artista che è arrivato terzo. Highlights. Albano! Amanda è libera! E la sua ingenuità. Amanda è libera solo nell'anima. Angela! Dentro una macchina che più strade non ha. Complimenti ad Albano! Comunque adesso sono lieto, felice di presentare il vincitore, la canzone vincitrice del Festival di Sanremo. Chiamami ancora amore, Roberto Vecchioni! In braccio, prendiamola in braccio, vai, 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 Roberto Vecchioni. No, dove vai, dove vai? Vai. Roberto! Intanto non ci credevo io. Al secondo posto i Modà con Emma. Bene, Roberto. Ha visto. Voglio salutare sì. Beh, adesso quanta gente devi salutare? Fallo venire su. Ma almeno quando vi. Fallo venire su. Roberto, se vuoi dire qualcosa, guarda. Funziona? Figuriamoci. Sì, dunque, innanzitutto grazie a voi, perché questo è un festival che ha unito l'Italia, sicuramente. È stato bellissimo, per in tutte le puntate c'era qualcosa che parlava di unione. E per caso e per fortuna anche la mia canzone parla di unione, di essere uniti. Io posso dedicare questa canzone, vorrei dedicarla a un popolo che amo da morire, e che è quello degli italiani. E non è una piaggeria, è un grande popolo, grandissimo. E facciamo un'aggiunta, ancora di più alle donne, perché sono importantissime le donne, sono molto meglio degli uomini tantissime volte. E allora... Poi non ho più parole, perché ho cantato 6 volte questa canzone, non ce la faccio più a cantarla. Vabbè, se poi ti faccio Lucia San Siro. Ti tocca, fra un po' ti tocca. Luca, sì. C'è un annuncio lì. Dobbiamo consegnare un premio, il premio chiamato Città di Sanremo. E qual è? Il premio che ogni anno la Città di Sanremo assegna ad un protagonista del festival. Questo anno il premio Città di Sanremo è per... Gianni Morandi! Anch'io un premio! Non è possibile! Grazie! Che piacere! Grazie! Ma c'è una motivazione? C'è una motivazione? Per l'amore e per... Vabbè, va bene, va bene. Scusa Roberto. Per l'amore e per l'impegno e per l'aiuto che Gianni ha speso nei confronti della Città di Sanremo. La Città di Sanremo consegna il premio il sindaco Maurizio Zoccarato e l'assessore al turismo Giuseppe Di Meco. L'assessore è qui, il sindaco è là. Va bene. Signor sindaco, come venga. Sindaco? Venga. Grazie, guarda, fantastico. Grazie sindaco. Allora, adesso dobbiamo consegnare probabilmente il premio più importante, sbaglio? Questo è il primo premio?
Fai vedere cosa c'è scritto qui, che è bellissimo. 61esimo Festival della Canzone Italiana, categoria artisti. Primo classificato, Roberto Vecchioni, sindaco. Sindaco, io voglio dare una spiegazione anche al premio per Gianni Morandi, perché hanno scritto tante cose giuste, ma questo premio va a Gianni Morandi perché ha fatto tantissimo per la città di Sanremo, ci ha aiutato tantissimo nella promozione della nostra pista ciclabile, che oggi è 24 km e presto sarà 72 km, e soprattutto hai fatto quello che nessuno aveva mai fatto per la nostra città, facendola vivere insieme ai tuoi colleghi, a Elisabetta, a Belen, a Paolo e Luca. Grazie, Roberto signor. Vecchioni, dico in bocca al lupo, è un giovane, avrà grandi successi, questo mi fa grande piacere. Grazie. Roberto, questo lo mettiamo qua e ti facciamo cantare la tua canzone. Posso? Siete pronti? No, posso, se devi parlare, posso, prego. Posso cantare senza giacca? Ma fai quello che vuoi. Un vincitore può fare quello che vuole, Roberto. Non ce la facevo più. Allora, noi ci spostiamo, naturalmente. Lasciamo spazio, Roberto. E lasciamo spazio. Quello è il tuo premio. Tutti te lo sei meritato. Regà. È una grande canzone, Roberto. Una grande canzone. Tutti di qua.